Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di un incisore laser nato principalmente per incidere fotografie. Potrebbe riuscire anche a tagliare, ma diciamo che il suo scopo principale è quello dell'incisione delle foto, perché a un punto di incisione laser così piccolo, 0,04x0,04 mm, che è il più piccolo che io abbia mai provato. Di cosa stiamo parlando? Il Neige o Neige 3 Pro. Un incisore laser che è in piena filosofia Neige, è un po' particolare effettivamente nella struttura. Un po' rustico, poco curato rispetto a tutti gli altri incisori laser che abbiamo visto finora, però effettivamente per quanto riguarda la fotografia mi ha dato delle belle soddisfazioni. Adesso mettiamolo sul bancone e guardiamolo per bene, ma prima voglio ricordarvi di andare pure giù nel primo commento nella descrizione per vedere il prodotto sul sito internet. Spero di associare a questo link anche un codice di sconto. E il suo prezzo è orientativamente attorno a 350 euro. Perdonatemi, ma mi sfugge in questo momento. Comunque, andate a guardare giù in modo da scoprire quale sia il prezzo corretto. Adesso mettiamolo davvero sul bancone e osserviamolo. E allora, innanzitutto parliamo delle cose belle di questo incisore, poi vi dirò pure tutto quello che non mi piace. Come vedete, per quanto riguarda la qualità fotografica, ragazzi, c'è poco da dire. Effettivamente incide bene, anche a velocità elevate. Ho inciso tutto quello che vedete con velocità comprese fra 3500 e addirittura 6000 mm al minuto. Questa, per esempio, con una velocità più ridotta, è venuta un po' più scura e più dettagliata rispetto a questa, che già di per sé comunque si vede bene. Quindi le foto vengono bene, sia per quanto riguarda questa foto in diversi formati con diverse velocità, che queste foto. Guardate che spettacolo. Questa foto è venuta benissimo, tutta l'ombreggiatura, il passaggio dal chiaro all'oscuro, i vari dettagli degli occhi, i capelli, le labbra, tutto benissimo. Qua stavo esagerando, ho voluto fare una prova con una velocità elevatissima e una potenza ridotta, stava venendo chiaro, poi a metà ho interrotto, ma guardate che bella qualità. Quindi delle fotografie effettivamente che si riescono ad incidere veramente con un dettaglio elevatissimo. Questa è la classica foto che ho sempre inciso e come vedete anche in questo caso i dettagli sono molto buoni. Ora faccio una zoomata. Guardate però, ragazzi, i dettagli degli occhiali e tutti i vari dettagli come sono stati incisi bene. Anche in quest'altra, che ho rallentato leggermente, è venuta più scura e tutto è stato inciso con ancora più definizione. Ovviamente poi bisogna giocare con i vari parametri per ottenere dei buoni risultati, però guardate anche in questo caso, così questa foto sembra quasi inguardabile. Cambiando inclinazione, ovviamente si vede in modo corretto. Riesce ad incidere anche le scritte e riesce a farlo molto bene. Quindi guardate che definizione, il punto così piccolo riesce a darci un risultato eccellente, ma non riesce a tagliare. Questa è una parte della tabella che incido solitamente. Per capire come si comportava, capendo già il tipo di laser, non ho voluto fare tutta la tabella, mi sono limitato alle potenze più elevate con 1, 2 e 3 passaggi. Con 200 mm al minuto non è riuscito a tagliare nemmeno con 3 passaggi al 100% di potenza. Completamente pulito. Poi ho fatto altre prove, ho diminuito ancora la velocità, quindi 100 mm al minuto, sempre 1, 2, 3 passaggi, 90% non è riuscito, 100%, 1, 2, 3 passaggi e non è riuscito. Il logo lo ha inciso bene, bisognava solo regolare leggermente, insomma, i parametri e poi i parametri 3000 mm al minuto per vedere come riempiva. E in questo caso guardate com'è graduale, dal 20 al 60%, ha rispettato perfettamente la gradualità, quindi il passaggio da una potenza a un'altra. Nel contorno di questa foto invece con 5 passaggi è quasi riuscito a staccarlo, mancava pochissimo. Vedete, se io lo forzo si stacca, ma non è un taglio che insomma ritengo degno di questo nome, pure perché ci sono voluti 5 passaggi al 95% di potenza con 200 mm al minuto e tra l'altro ha bruciato. Quindi, come vedete, si vedono da questa parte che stava quasi passando, diciamo qua in parte è riuscito, ma insomma, ragazzi, no, non ci siamo completamente. E da questa parte altrettanto, quindi è un incisore laser che io ritengo più idoneo per incidere le fotografie con una ottima risoluzione, oppure per delle scritte, quindi nel caso in cui dovete realizzare per esempio delle targhe, comunque qualcosa che va inciso e non va ritagliato, allora va benissimo perché vi permette di fare sia le scritte che le fotografie. Ho provato anche sul cartoncino e anche in questo caso ottimo risultato. Le scritte perfette, quindi 1500 mm al minuto, 100%, insomma fino al 40% rispettato alla gradualità. Ho provato anche a fare dei tagli. Questo è un cartoncino che non è difficile da tagliare, ma non è nemmeno facile come sembra. E però non è riuscito a tagliare assolutamente. Però sono riuscito a ritagliare un adesivo. Quindi, se avete degli adesivi, volete tagliare delle forme, come in questo caso, riuscite senza alcun problema anche qualcosa che sia dettagliato. Questo non l'ho ancora staccato perché è pieno di dettagli e quindi si sarebbe rovinato tutto. Lo faccio ora davanti a voi. Poi, ovviamente, andrebbe spellicolato il tutto per staccare tutte le parti che sono al centro,
Però guardate, è riuscito davvero a dare un ritaglio molto definito, quindi tutte le singole lettere. Quindi come vedete, un incisore laser molto versatile per quanto riguarda l'incisione oppure il taglio, come in questo caso, di adesivi o qualcosa che non sia, diciamo, estremo. Anche se in realtà viene fornito con un kit Air Assist, che io però non ho montato perché trovo un po' difficile e complesso. Quindi c'è questo sistema con questo ago, questo pezzo stampato in 3D, che va messo sulla parte bassa, e poi con un sistema con un tubicino che viene dato pure in dotazione, che è da questa parte, e altri accessori, insomma, si collega e si utilizza col compressore. Ma è possibile utilizzare anche questo dispositivo che regola il flusso di aria semplicemente nel momento in cui è necessario, quindi una sorta di elettrovalvola, anzi una vera e propria elettrovalvola, sempre della Neige, che ci permette di avere il flusso di aria, e questo va collegato poi nel pannello di controllo che vi farò vedere fra poco. Viene dato in dotazione anche questo fungo d'emergenza, che allora mi ha fatto storcere un po' il naso, perché è comoda la presenza di un fungo d'emergenza, assolutamente comoda. Però dove lo posizioniamo? Sulla macchina non c'è la possibilità di fissarlo, quindi dovremmo metterlo su un'altra struttura. Comunque io non ho trovato il posizionamento, non c'è alcun alloggio che ci permetta di utilizzarlo. Quindi è sicuramente una cosa comoda, però non è come gli altri incisori laser che hanno tutto posizionato sul controller, quindi facile da raggiungere. In dotazione vengono date, oltre a questi accessori che ci servono per arricchire l'incisore, anche un po' di materiale per fare le prime prove. E già vedendo quello che viene dato in dotazione si capisce che questo incisore, insomma, non nasce per fare tagli estremi, perché vengono dati questi cartoncini. Poi ci sono questi, sono dei pezzi in metallo, in plastica dura, comunque di colore nero, che vanno messi sotto e servono per mettere a fuoco correttamente l'incisore. Anche il materiale che viene dato in dotazione di legno, perché diciamo di legno, in realtà è balsa, quindi leggerissimo, e sicuramente anche se riesce a tagliarlo non è una prova efficace per capire quale sia la forza. Tutto il materiale è molto sottile, balsa leggerissima, quasi un'ostia. Quindi non ho voluto fare le prove, perché vedendo un taglio su questo spessore ci si illude che effettivamente l'incisore possa farlo. Poi si prova in casa e non si riesce, e non mi va di prendervi in giro. Non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Poi c'è anche in dotazione questo accessorio elettronico con dei jack maschio e femmina, servono ad alimentare eventuali sistemi di aspirazione, più tutto il set per poterlo montare. Io ho utilizzato quello che già avevo nel mio ricco laboratorio, quindi chiave a brugola, viti, un cacciavite, e ovviamente i cavi per la connessione USB, eccetera. Ovviamente vengono dati in dotazione anche i manuali di istruzione, sia per quanto riguarda l'Air Assist. C'è anche il manuale di istruzioni, non ricchissimo per il montaggio, comunque ci sono alcune informazioni per quanto riguarda tutte le informazioni base principali. Adesso guardiamo l'incisore laser da vicino e guardiamo tutti i vari dettagli e le caratteristiche. Diamo anche un'occhiata ai vari video, alle varie riprese della realizzazione di queste fotografie e le altre incisioni sugli altri materiali. We'll be right back.
Allora, diamo un'occhiata quindi alla struttura e alle varie caratteristiche di questo incisore laser. Durante il montaggio mi sono già reso conto da subito che la struttura non è robustissima perché i profili sono davvero molto ridotti e ciò che tiene unito i profili tra di loro, quindi ai vari angoli, è semplicemente un poco di plexiglass dello spessore di 5 mm che sicuramente svolge bene la sua funzione, quindi quello di tenere uniti i due pezzi, però non gli dà molta stabilità, quindi praticamente come vedete l'incisore si muove a destra e a sinistra e questo va a influire poi quando noi cerchiamo una perfetta perpendicolarità, per esempio fra le linee, e la regolazione delle cinghie, il montaggio, l'inserimento nella fessurina va benissimo, c'è questa vite che va stretta fino in fondo e quindi tiene la cinghia in tensione. I movimenti dei vari assi sono azionati da questo motore per quanto riguarda il movimento dell'asse Y, e c'è questa cinghia che fa muovere poi questa parte metallica che sposta il movimento fino a quest'altro lato. E come vedete ci sono queste ruote eccentriche che permettono lo scorrimento sui profili anche per quanto riguarda il movimento dell'asse X. Questa è una cinghia a carro armato invece all'interno della quale ci sono i fili, i cavi elettrici che rimangono ben ordinati. Invece per quanto riguarda il sollevamento del modulo laser c'è una vite a brugola, eventualmente si può alzare o abbassare. In realtà si potrebbe anche non svitare perché avendo la regolazione con la ghiera nella parte bassa l'altezza rimane la stessa e poi in base allo spessore del materiale basterà girare per poter mettere a fuoco. Però io ho deciso di utilizzare, come sono abituato, l'altezza dell'incisore laser. Ho verificato quale sia l'altezza corretta per la messa a fuoco e poi utilizzo un righello per posizionarla all'altezza corretta. Diciamo che solitamente chi si occupa di incidere fotografie lo fa quasi sempre sullo stesso supporto e quindi una volta regolata la messa a fuoco rimarrà a fuoco a lungo. Continuiamo a guardarlo, ma da quest'altro lato. E troviamo quindi la scheda del nostro controller. Come vedete è protetta solo da questo plexiglass che protegge le parti più delicate, però in realtà è un po' tutto scoperto. Esteticamente sicuramente non è la trovata migliore, ma quello che mi preoccupa di più è il fatto che i cavi elettrici, quindi l'alimentazione e il cavo USB, vadano inseriti proprio su ciò che è in movimento. Se noi posizioniamo i nostri cavi su queste porte, man mano che si sposta, ovviamente tirerà con sé tutti i cavi. E se noi abbiamo l'alimentazione che arriva da questa parte, magari non riflettiamo sul fatto che stiamo posizionando il tutto mentre l'incisore è in home, poi quando arretra si trascina il tutto e se il cavo non ha la lunghezza corretta, allora rischia di staccarsi. Insomma, sono cose che secondo me andrebbero un po' riviste. Però questa è la filosofia, gli incisori della Neige sono fatti tutti così, quindi chi li acquista sa a cosa va incontro. Questa piastra e quest'altra piastra servono per montare eventualmente, se si decidesse di utilizzarli, l'elettrovalvola, eccetera, che hanno una parte con questa filettatura nella parte bassa, si posiziona, poi si avvita con le viti che vengono date in dotazione, ma io, come vi ho detto poco fa, ho deciso di non utilizzarlo. La presenza del plexiglass non è solamente nelle giunture degli angoli, ma anche per ciò che permette lo spostamento dei vari assi, da questa parte, da quest'altra parte, è quello che tiene il modulo, che in realtà è leggero, quindi soffre poco l'inerzia. Però, come abbiamo detto poco fa, se iniziamo a mettere accessori, questo provoca poi, anche in questo caso, dei piccoli movimenti che adesso non si notano tanto, ma che a grande velocità possono andare ad influire poi sulla qualità di tutto il lavoro. Adesso guardiamo quindi il modulo laser. Questo è il modello A30-130 e va messo a fuoco utilizzando questa ghiera. Più avvitiamo e svitiamo, più il punto si andrà a stringere ad altezze differenti. Quindi questo ci permette appunto di utilizzare sempre la stessa altezza per quanto riguarda la posizione del modulo e incidere su superfici che abbiano spessori differenti. Però sinceramente non è una cosa che mi fa impazzire, è una scelta perché ancora sono attuali, si utilizzano in tantissimi, acquistano questi moduli con questo sistema, però personalmente sono abituato con i moduli che ci permettono di avere lo scorrimento in alto e in basso e avere quindi il fuoco fisso. Però se ci si trova bene, ben vengano, non hanno nulla che non va bene. Semplicemente richiedono di mettere a fuoco osservando il puntino che si forma sul pezzo nero. Nell'angolino esterno dei quattro pezzi in plexiglass troviamo anche questa rientranza che serve eventualmente a fissarla su una superficie e quindi mantenerlo ancora più stabile. Ma ovviamente è un incisore laser leggero e portatile, quindi non tutti decideranno di fissarlo su qualche superficie. Sulla parte alta del modulo laser troviamo anche questa ventola di raffreddamento. Queste invece sono i connettori per l'alimentazione dello stesso modulo e la potenza dichiarata sul sito internet va da 5,5 a 7 watt e mezzo con un punto focale molto ridotto, come dicevo, di 0,04 x 0,04 mm con una precisione di 0,02 mm. E lo stesso modulo laser, una volta acceso l'incisore, emetterà un puntino per permetterci anche di mettere a fuoco correttamente,
che però non è pericoloso, una bassissima percentuale luminosa, ovviamente per vedere dove va a puntare. E dunque, se vi serve un incisore laser che abbia la possibilità di incidere delle foto con questi dettagli, che riesca a incidere così bene a un livello fotografico davvero elevato, però che non mi consenta di tagliare, o perlomeno io non sono riuscito a seguire i dettagli, ma devo essere sincero, non ho montato il sistema Air Assist. Non penso che cambi tantissimo, perché solitamente l'Air Assist aiuta a tagliare quando già il laser taglia bene. E in quel caso, oltre ad aiutare nel taglio, riduce i segni di bruciatura, eccetera. In questo caso, invece, anche al 100% di potenza con 100 mm al minuto, tre passaggi, non è riuscito ad eseguire il taglio. Quindi ipotizzo che non riesca, ma eventualmente in futuro farò qualche altro video. Ma per quanto riguarda le foto, ragazzi, davvero eccezionale. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Ringrazio Neie per avermi fatto provare questo incisore laser. Se vi piace, acquistatelo. E non mi rimane quindi che invitarvi a mettere mi piace a questo video, cliccare qua giù sulla campanella, iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono e li ritenete utili. E basta, ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.